Oggi voglio spiegarvi come realizzare un sacchetto per questa borsa a rete. Il sacchetto interno è molto importante per abbellire ulteriormente e far risaltare la lavorazione all'uncinetto. Io l'ho realizzata con un tessuto un po' sostenuto, un po' rigido, tipo ecopelle, perché tiene ben tesa la lavorazione e si regge, la borsa si regge, non cade moscia. Quindi ho utilizzato questo tessuto che è tipo ecopelle. Ho messo una fodera interna, lacetti, la coulisse per stringere e poi dei lacetti laterali che servono per fissare il sacchetto sulla borsa. La realizzazione del sacchetto per questo genere di borsa a rete è molto semplice. Occorre del tessuto un po' più sostenuto e pochissima fodera. Come si procede? Si prende la larghezza della borsa e l'altezza partendo da questo punto. Quindi io prendo la larghezza che è 29 centimetri e l'altezza 22 centimetri. Quindi l'altezza è 22 centimetri, la larghezza è 29 centimetri. A 29 centimetri aggiungo 2 centimetri, un centimetro da una parte e un centimetro dall'altra, per la cucitura. All'altezza, che è di 22 centimetri, ne aggiungo altri 15. Quindi in tutto l'altezza sarà di 37 centimetri e la larghezza di 31. Quindi aggiungo 15 e 2 alla larghezza. Metto doppia la stoffa, il tessuto diritto contro diritto. Quindi ho messo doppia la stoffa. Ed ora riporto le misure che ho rilevato sul tessuto. Quindi l'altezza, compreso i 15 centimetri, è di 37 e lo segno sul tessuto. 37 centimetri. La larghezza è di 31 centimetri. Unisco i punti tracciando una linea. Da una parte e dall'altra. La parte superiore la taglierò
dritta. Segno l'altezza, che è 22 centimetri. E anche qui metto il segno. Il prossimo passaggio sarà stabilire la profondità del sacchetto. Per questo tipo di borsa, che è piuttosto schiacciata, ho dato una profondità di 1 centimetro. Per quest'altro genere di borsa, che è un po' meno schiacciata, ho scelto una profondità di 2 centimetri. Quindi bisogna stabilire la profondità del sacchetto e segnarla all'angolo. Quindi ho scelto 2 centimetri per 2. Traccio l'angolo. E così anche dall'altra parte. 2 centimetri per 2 e traccio l'angolo anche dall'altra parte. Ed ora taglio l'angolo. Tutti e due gli angoli. Prossimo step sarà la fodera. Quindi piego in due sempre la fodera, diritto contro diritto. E la taglio precisamente come il tessuto esterno. Quindi segno la larghezza. L'angolo. L'altezza. Ho ora taglio.
Quindi ho tagliato la fodera della stessa dimensione del tessuto del sacchetto, escluso i 15 centimetri. Quindi è della stessa dimensione, escluso i 15. Ora metto un segno a 10 centimetri dal top e a 12 da una parte e dall'altra, a 10 e a 12. Questo sarà il punto dove entrerà il laccetto per stringere il sacchetto. A 2 centimetri dalla linea principale metto un altro segno da una parte e dall'altra. Qui andrò a cucire un laccetto che servirà per bloccare il sacchetto alla borsa. Quindi ho tagliato due pezzi di filato e li piego doppi in due e li vado a fissare qui dove ho messo i segni, in questo modo, in corrispondenza di questo segno. Quindi lo vado a cucire in questo modo, da una parte e dall'altra. Quindi ho cucito, ho fissato questi due laccetti sul dritto della stoffa. Ora farò due altre cuciture. Cucirò questa parte sino al primo segno, questo spazio lo lascio libero e poi parto dal secondo segno e vado sino all'angolo. Poi cucirò quest'altra parte partendo dal top del sacchetto sino al primo segno. Lascio libero questo spazio, parto dal secondo e cucio sino ad arrivare all'angolo. Bisogna prestare attenzione affinché questi laccetti stiano in questo modo, da una parte e dall'altra, perché ora passeremo nuovamente la cucitura sul laccetto. Quindi cucio fino a questo punto, poi riparto da questo e vado sino in fondo, da una parte e dall'altra. Ho cucito da una parte, mi sono fermato in questo punto, ho ripreso da questo e sono andata sino in fondo, da una parte, e poi ho fatto la stessa cosa dall'altra, sino al segno, poi ho ripreso da quest'altro segno e sono andata sino in fondo. Ora devo cucire gli angoli. Piego il tessuto in questo modo, apro il tessuto e faccio una cucitura. Faccio una cucitura qui alla distanza di mezzo centimetro, da una parte e dall'altra. Ho cucito gli angoli 1 e 2 e ora vado a fissare, a bloccare il tessuto qui dove c'è questa apertura. Quindi piego il tessuto in questo modo, se occorre lo stiro un po' con il ferro da stiro e vado a fare una cucitura intorno
per bloccare il tessuto. Quindi cucio, faccio una cucitura tutto intorno a tutte e due le aperture. Quindi ho bloccato il tessuto qui all'apertura dove poi inserirò i laccetti con una cucitura da una parte e dall'altra. Quindi il sacchetto esterno è terminato. Questi sono i laccetti che poi con i quali fisserò il sacchetto alla borsa. Ora cucirò la fodera. La fodera devo cucire i lati 1 e 2 e poi gli angoli. Allo stesso modo ho cucito il sacchetto, gli angoli, un lato l'ho cucito tutto e sull'altro lato invece ho lasciato un'apertura di 5-6 centimetri. Quindi ho cucito, ho lasciato un'apertura, poi ho cucito l'altro lato e l'angolo. Quindi una parte l'ho cucita interamente e dall'altra invece ho lasciato un piccolo spazio aperto. Ora inserisco il sacchetto esterno dentro la fodera, dritto, diritto, contro diritto. Lo inserisco dentro, faccio coincidere le cuciture laterali e blocco tutto intorno con degli spilli. Tutto intorno blocco la fodera con il tessuto esterno del sacchetto e poi faccio una cucitura tutto intorno alla distanza di 1 centimetro dal bordo. Quindi ho cucito tutto intorno al sacchetto e se state utilizzando una stoffa che sfilaccia, bisogna fare tutto intorno un punto a zigzag per non far sfilacciare la stoffa. Ora, attraverso questo foro, questa apertura che ho lasciato di proposito, giro il sacchetto, quindi passo attraverso questo foro rivoltando il sacchetto. Ora, piegando questa parte che avevo lasciato aperta, vado a fare a chiuderla con una cucitura. Quindi faccio una cucitura per chiudere questa apertura. Quindi ho chiuso l'apertura con una cucitura e adesso inserisco la fodera nel tessuto, nel sacchetto. Quindi piego bene bene sino a far
toccare il fondo della fodera al sacchetto. Quindi lo sistemo bene bene e metto un'imbastitura lasciando lo stesso spazio che lascio su un'apertura di queste, su un'apertura anche sull'altra. Quindi piego, magari faccio anche una passata di ferro da stiro, se un passaggio di ferro da stiro, se il tessuto lo permette. Il mio in questo caso è un'ecopelle, quindi non posso stirarla. Fosse stato del cotone, con il ferro da stiro avrei schiacciato la parte superiore. Quindi ora farò una cucitura tutto intorno per bloccare la fodera. E la prima la farò in questo punto dove c'è la cucitura della prima apertura, quindi ad un'altezza di 5 centimetri, quindi tutto intorno alla distanza di 5 centimetri dal bordo superiore. E poi la seconda cucitura la farò partendo dalla parte superiore dell'apertura, alla distanza, a me in questo caso, di 1,5 cm, quindi tutto intorno alla distanza dal bordo superiore di 1,5 cm. Quindi ho fatto le due cuciture tutto intorno e la distanza naturalmente può variare, la mia è di 1,5 cm, però può variare da sacchetto a sacchetto. Ora inserirò in queste aperture un laccetto. Quindi ho tagliato due laccetti, messo doppio, un po' più lungo rispetto all'apertura superiore. Ed ora, aiutandomi con una spilla, lo faccio passare attraverso questo foro, lo inserisco e lo passo tutto intorno, facendolo fuoriuscire nuovamente da questa parte. Quindi ho passato il primo laccetto attraverso questa apertura laterale ed ora faccio un nodo e lo blocco. E questo è il primo. Per l'altro farò sempre nello stesso modo, lo infilerò, lo farò passare attraverso il foro che c'è dall'altra parte e lo faccio sempre nello stesso modo, aiutandomi con una spilla. Quindi lo inserisco dall'altra apertura e lo passo tutto intorno, facendolo uscire sempre dalla stessa apertura. Quindi ho passato tutti e due i laccetti nello spazio che avevo predisposto e quindi ora è pronto. Ora lo inserisco nella lavorazione d'uncinetto e poi lo fisso con un nodo utilizzando questi due laccetti che avevo cucito precedentemente. Quindi la sistemo bene nell'interno della lavorazione d'uncinetto e poi la fisso con i laccetti che avevo cucito sul laterale del sacchetto. Quindi la fisso da una parte e dall'altra.
quindi in questo modo il sacchetto sarà ben fermo alla lavorazione all'uncinetto. Spero di essere stata chiara nella realizzazione di questo sacchetto. Se c'è qualche dubbio o domanda, mi potete contattare in qualsiasi momento.